Rodwell on air. Salve a tutti ragazzi, oggi è tornato. È tornato dopo Super Quantum, è il tornato. Il big ritorno. Solamente che ci portava sempre roba OCG, le cose carine. Invece oggi si è convertito al TGC. No, vabbè, comunque. È mazzo carino, dai. Allora, mentre sta una cosa nell'occhio. No. Amici. Allora, oggi porto, non tagliare. Allora, oggi sarò tutto il tempo così oggi, però porto Phantom Knight. È un mazzo che c'è stato top anche questo CS, che per me è stato stupendo il CS, anche se comunque il primo era un coglione. Quindi vabbè, iniziamo subito. Reparto Speedroid, gioco 3 di lui, cioè partire con lui è un rank 3 gratis. Cosa fa? Se non abbiamo mosso sul terreno può entrare special e ci aggiunge in mano un Speedroid. Quello che andremo ad dare in mano è questo, che se controlliamo un vento, è un vento, ma va? Entra special. E quindi comunque siamo rank 3 totalmente gratis. Possiamo ancora fare la normal. Poi c'è lui che è un tuner e serve a tirare il big trishula. Ora passiamo al reparto Phantom Knight. Giochiamo 3 del guanto. Quando viene exizzato, il monster exiz guadagna un effetto, ovvero guadagna 1000 punti d'attacco. Il secondo è quando nel cimitero tutti i Phantom Knight hanno un effetto che parte nel cimitero. Dice che lo possiamo rimuovere e mandiamo al cimitero una carta Phantom Knight. Poi abbiamo lui che è il sarcino. Quando è nel cimitero possiamo rimuoverlo per aggiungere un mostro Phantom Knight che non sia lui. Lui che viene invocato special. Infatti che il primo effetto ha che se controlliamo qualsiasi Phantom Knight anche un'altra copia di lui può essere invocato specialmente dalla mano. Se invece è nel cimitero ci sarcia una carta trappola Phantom Knight. Oh, no, un Ghost Ogre, perché alla fine gioca di teleport. Non si chiama Ghost Ogre, si chiama Yuki Usagi. Ghost Ogre, che fa servizio di teleport, o bloccare scartato. E lui, che sono il reparto psichico per teleport. Di solito lo portiamo sempre a lui, che quando viene staccato alla fine si rimette nel mazzo per essere tirato un altro teleport. Poi c'è Mathematician che mandiamo al cimitero i tre diversi Phantom Knight e partono tutti. Twin Twister, tanto non ci dà problemi scartare. Qualsiasi Phantom Knight che scartiamo, o anche le trappole, dopo vedremo, faranno degli effetti per un meno 2 che dopo noi ci risaniamo il meno 1 che abbiamo fatto. Jack e Dark Hole servono a pulire il campo dell'avversario per ricappare. Foolish, stesso motivo. E Rota ci aggiunge un qualsiasi Phantom Knight, non sono tutti veri. Allora, tutte le trappole Phantom Knight, partiamo da questo presupposto, possiamo rimuoverle e ci evoca specialmente un Phantom Knight al cimitero. Questo effetto può essere attivato di ciascuna una volta per turno, quindi effettivamente se noi abbiamo tre carte diverse abbiamo tre reborn nel cimitero. La prima cosa fa? Targettiamo sul terreno, gli dà 500 punti d'attacco e se sta persa di suo in battaglia l'effetto di una carta non viene distrutto. Poi abbiamo tre della Fiendish, proprio l'ho chiamata Fiendish per un motivo. Perché fanno Dark Law. Esattamente, fa Dark Law. No vabbè, targettiamo un mostro, gli nega l'effetto e non può attaccare. Poi abbiamo l'ultima spada, che praticamente funge da pompare ancora l'attacco del mostro. Infatti lo equipiamo e guadagna 800 punti d'attacco. Se il mostro sta per essere distrutto, distruggiamo invece questa carta. Poi, i soldi. Tre Silent Notice e un Warning che alla fine blocca la giornata dell'oppo. Poi come extra giochiamo come unico Synchro Trishula, che può essere portato anche di primo turno. E abbiamo due tuner, che sarebbero lui, che è serciabile, e Ghost Ogre, che può essere portato di teleport. Poi come extra giochiamo Dark Rebellion, l'unico motivo per cui lo giochiamo è che pompa il suo stesso attacco ed è Dark. Dark si evoca su Dark 3. Nightmare è lui, che lui fa da contro cosa, non è veramente forte. E Rhapsody è molto forte perché comunque si rimuove le carte al cimitero di Mermail, tipo ad esempio i dragoni, e non gli fa usare instant al piede. In più si equipa un mostro e diventa un 1200 in più, quindi è carino. Poi Nightmare Shark per chiudere. Poi giochiamo il prepare dell'Exit di Phantom Knight, che è il mostro più forte del mazzo. Allora, possiamo staccare una Exit da questa carta e targettare una carta nostra e una dell'oppo. Le spacchiamo entrambi, fa da Scrap Dragon. E praticamente dice che se è stata distrutta in qualsiasi modo, anche dal suo stesso effetto, rievochiamo due Phantom Knight al cimitero. E la cosa forte è che li alziamo di un livello, e quindi possiamo evocare rank 4. Poi giochiamo Dante, che alla fine è molto forte perché è un rank 3 generico. Inoltre è molto forte anche perché, macinando, mandiamo al cimitero i Phantom Knight o le spade che ci possono partire. Alucard alla fine è un rank 3 che ci sta. Vabbè, va avanti, Alucard non penso, c'è gente che non lo conosce, dai. E 2 F0 contro Cosmo che gli evoca. E perfetto. E vabbè, questa era Phantom Knight. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto mettete like, commentate, scrivete qua sotto nei commenti se lui deve portare robe OCG o TGC, scegliete voi. E appunto, ditemi al mazzo che io non ci voglio testare, perché durante la settimana io ultimamente faccio altro, perché qui... non so.
qui no, non in quel modo. Però quindi scrivetemi voi che vedo i commenti e mi organizzo. Quindi ragazzi, statemi easy e ci vediamo a un prossimo video. Bella ragazzi.